Qual è il cuore di ciò in cui crediamo? Secondo il Catechismo ci sono due misteri fondamentali della nostra fede e chiaramente spiega che misteri non sono delle cose impossibili o incomprensibili, ma sono delle verità superiori ma non contrarie alla ragione e che Dio ci ha rivelato. E questi due misteri sono l'unità e la trinità di Dio e l'incarnazione, morte, passione morte di Gesù. Intanto è fondamentale questa unità e trinità di Dio, perché noi crediamo in un Dio che è uno, verso il quale ci possiamo rivolgere, ma che però non è solitudine, individualismo, chiusura in sé, perché è Trinità, quindi è relazione, è dialogo, è comunione. Il secondo mistero che si collega con questo è che questa comunione, questo Dio che vuole entrare in dialogo, è venuto incontro a noi. Ed è venuto incontro a noi facendosi uomo nell'incarnazione di Gesù. E questa incarnazione, questo mettersi nella nostra situazione, questo starci vicino, questo condividere con noi la vita, è arrivato fino in fondo, fino a condividere con noi la sofferenza, la passione di Gesù e anche la morte. E qui il Catechismo si ferma parlando della condivisione della morte. In realtà il Concilio ci ha ricordato che tutto il mistero pasquale non è solo passione e morte di Gesù, ma è soprattutto la resurrezione, la discesa dello Spirito Santo e nello Spirito la presenza di Gesù in mezzo a noi, vivo e attivo. Questo è il cuore della nostra fede. Un Dio che è comunione, che si è fatto uomo, ha con noi condiviso la sofferenza, la morte, ci trasmette la pienezza di vita attraverso la resurrezione e il dono dello Spirito.